Approfitto per ringraziare le autorità militari, le autorità religiose che ci hanno supportato in chiesa, hanno detto la messa in onore dei nostri caduti, le autorità civili, le scuole, gli alunni, gli agenti scolastici, il personale, docente e non, tutti presenti per aver partecipato e per avere condiviso assieme a noi questa giornata, questo momento celebrativo, momento di commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Ricorre oggi questa giornata importante, l'anniversario del 4 novembre del 1918, giorno della vittoria della fine della prima guerra mondiale. Devo dire che questa giornata è una festività che è stata inserita nel calendario nazionale già dal 1919 e che ha attraversato tutte le ere, l'era dell'ideale del liberalismo, dell'Italia liberale, dell'Italia fascista, dell'Italia repubblicana, fino al 1976. Poi nel 77, in virtù di una legge nazionale che mirava a un'Italia giornata lavorativa, questa giornata non si è fatta più il 4 novembre, ma si faceva la prima domenica di e questo, diciamo, che aveva svilito quello che era il ruolo di questa festività, della commemorazione dei nostri caduti. Per fortuna poi, con la nomina del presidente Oscar Luigi Scalfaro, questa giornata di celebrazione commemorativa ha riacquistato il suo valore reale. Il presidente ha voluto che questa giornata venisse celebrata proprio il 4 novembre, non la prima festività, la prima domenica di ogni anno. Quindi noi oggi abbiamo l'obbligo, il dovere di commemorare, di ringraziare i caduti di tutte le guerre, ringraziarli per aver dato a chi la loro vita ed altri per aver dato gli anni più belli, gli anni migliori della loro esistenza per il valore della patria e della pace. Vuol dire che dietro queste lapidi, queste epopee e tante altre lapidi, sopra queste lapidi ci sono scritti dei nomi, nomi che a ognuno di noi portano il ricordo di un parente, di un congiunto, di una persona importante, e dietro ognuno di questi nomi c'è una storia di cui ognuno di noi deve fare tesoro e inserirla nel proprio bagaglio culturale. Oggi ricorre anche la giornata dell'Unità d'Italia e la giornata delle Forze Armate. Devo dire che se noi abbiamo avuto la fortuna di non partecipare, di non fare guerra, purtroppo ci sono dei nostri fratelli, dei nostri connazionali, sono le forze armate che giornalmente sono impegnati su più fronti in varie parti del mondo per tutelare i valori della pace, della libertà e del viverci. Ebbene, io voglio dire, lanciare un messaggio ai giovani, ai ragazzi e dire, ecco, di fare tesoro del sacrificio di questi nostri fratelli e di tenere presente nella vita come ideali quelli che sono i valori della vita, dell'amore, della pace, quelli che sono poi i valori fondamentali della vita, e di farli prevalere sull'odio, sulla guerra, su tutto quello che può essere nocivo alla nostra collettività, e di fare tesoro anche di quello che ha detto Don Ignazio nella sua predica. Ecco, fare tesoro, tenere presente la bellezza e l'importanza del bene comune. Io vi ringrazio e grazie a tutti voi per aver partecipato a questa domanda.